Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo episodio di Pillole. Come avete letto dal titolo, parliamo di colpi traccianti. Cosa servono, come funzionano e qual è un'alternativa molto economica per poterli avere sul vostro fucile. Sigla. Sì, comunque c'ho la voce che sta andando via, infatti questo pillole sarà brenso e denso. Partiamo definendo che cos'è un sistema a colpi traccianti e dove può essere montato. Sostanzialmente, quando si parla di colpi traccianti, vuol dire che quando andate a sparare i vostri pallini, questi sono caricati con luce ultravioletta e quindi sono fluo. Sono come delle piccole palline di luce che escono dal vostro fucile, infatti fanno quell'effetto figo che state vedendo adesso. La cosa importante da tenere a mente è che sono molto fighe e avete la possibilità di vedere dove stanno andando i vostri colpi anche quando il colpo va abbastanza lontano. Se vi è mai capitato di sparare col fucile e non capire bene se il vostro colpo stava arrivando teso al bersaglio, con un sistema di colpi traccianti questo è possibile. Il problema sostanziale è che un sistema colpi traccianti normalmente deve essere montato sulla TOPAP, dove il vostro caricatore si va a connettere al fucile, collegato al motore e alimentato poi con la batteria lipo-life che andate ad attaccare a quel fucile lì. Questo è molto macchinoso, bisogna normalmente andare a fare una modifica al fucile per potercelo montare sopra. Pochi fucili ce l'hanno già automaticamente all'interno e può essere molto dispendioso. Un'alternativa un pochino più economica sarebbe comprare dei silenziatori apposta che vanno a caricare di luce ultravioletta direttamente il pallino quando va a uscire dalla vostra canna, ma normalmente sono molto ingombranti e vanno poi facilmente a rompersi o a scaricarsi o avere una serie di problemi. Come già detto, il sistema traccianti è molto molto figo e molto molto utile perché ci permette di capire dove stiamo sparando. Ho parlato di lunghe distanze, ma anche in notturna viene molto comodo e ci rende sostanzialmente più precisi e non dobbiamo per forza andare a mirare con gli organi di puntamento. Basta capire dove sta andando il pallino, che è bello luminoso, e poi andiamo a correggere il tiro e sembra di essere in Star Wars. Generale Kenobi! Quindi qual è la soluzione economica a questo problema? L'utilizzo di questo oggettino qui. Stiamo parlando dell'X-Cortec XT301MK2, ovvero questa qui è un'unità tracciante che potete andare a montare sulla vostra pistola, ma anche sul vostro fucile, ovviamente, che è letteralmente grande quanto una batteria. È molto compatto e soprattutto ha una funzionalità intelligentissima. Quando lo andate a montare infatti sul vostro fucile, questo va a caricare i pallini di luce ultravioletta, li fa uscire ovviamente caricati e funziona a prossimità. Questo cosa significa? Che poco prima che il pallino vada a uscire da quest'affare, lui rileva l'arrivo del pallino, lo carica e poi si spegne. Perché è un problema sostanziale quando andate a utilizzare delle unità traccianti è che vanno a consumare molto velocemente la batteria del vostro fucile, soprattutto se sono ovviamente montati nella TOPAP. E nel caso sia già un silenziatore a parte, questo si va a scaricare molto facilmente. Più sono grossi, più sono economici, più vanno ad avere dei problemi. Questa è la soluzione più economica e soprattutto più ultra mega compatta che potete trovare. Molto molto figo. L'unica pecchina quando si parla di unità traccianti con silenziatore è che da lontano si può vedere il flash di luce ultravioletta che carica il pallino, non che sia un grosso problema visto che state letteralmente sparando dei fasci di luce per il campo, quindi siete comunque facilmente individuabili. Questa è la soluzione migliore che io mi sento di consigliarvi, perché potete montarlo su una pistola come su un fucile e fa il suo sporco lavoro dannatamente bene. Quindi se volete provare l'ebbrezza di correre per il campo sparando laser, che ora passa il laser, contro i vostri nemici, se volete provare l'ebbrezza di non dover mirare e semplicemente sparare guardando la scia di luce mortale che lascia il vostro fucile, vi consiglio questa unità tracciante. Se avete ulteriori domande, siamo nei commenti pronti a rispondermi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio, qui da Red è tutto. Vi ricordo, vi ho fregati, che in descrizione ci sono i link del mio Instagram e del negozio che mi permette di fare queste incredibili recensioni. C'è il link ovviamente anche di questo piccoletto. Qui da Red è tutto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Sì, stay angry un par di palle. Stay healthy.